Qui con Mister Vincenzo Maiuri, Mister, nel suo ritorno qui nel Sannio, in provincia di Benevento, passa con una vittoria. Che vittoria importante per la classifica e distrugge anche l'imbattibilità casalinga dei Caudini del Montesarchio. Che spunti può trarre da questa vittoria, da questa prestazione? Innanzitutto una vittoria molto importante al cospetto di una squadra costruita con grandissima ambizione anche di vittoria finale, un potenziale offensivo di notevole spessore. Una partita un po' dai due volti. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà ad adattarci al terreno veloce, ai rimbalzi della palla. Non abbiamo avuto il coraggio di giocare col pallone per terra in virtù appunto di questo campo molto particolare dove loro erano molto più abituati e questo si è visto. Però lo stesso nel primo tempo abbiamo avuto secondo me un rigore nettissimo che non ci è stato fischiato in favore nostro, ci è stato negato e due occasioni uomo e portiere e non siamo riusciti a buttarla dentro. Secondo tempo abbiamo giocato con più personalità, cercando anche l'errore perché ci poteva stare, ma usando anche molto di più. Abbiamo cercato di mettere la palla a terra, perché il primo tempo, calciando lungo, insomma, abbiamo avuto qualche problema perché non è il nostro modo di tentare di fare calcio. Abbiamo messo giù il pallone, la squadra ci ha creduto e dopo il pareggio, insomma, è uscita questa grandissima voglia di arrivare alla vittoria e così è stato. Mister, mercoledì c'è il ritorno di Coppa con la Scafatese, ha già pensato che formazione usare, chi uomini usare nella formazione? Un po' ci ho pensato, però devo vedere domani, insomma, come stanno quelli che hanno giocato, poi c'è fuori gente che sicuramente impiegherò, c'è stata fuori gente che sicuramente impiegherò e domani cercheremo insomma di costruire un qualcosa di logico per la partita di mercoledì. Mister, ultima domanda, poi lasciamo andare via. Sul mercato si opererà ancora anche sia in entrate, non solo in uscita, oppure possiamo dire che il mercato in entrate è chiuso? No, qualcosa faremo ancora.